stato nella torre di Chia? No, devo guardare nel cuore che soffre, di un cuore che non batte, quando lui è morto per questo motivo, anche se l'avevano massacrato. Lo sì, sto guardando nella torre di Chia di un cuore più grande. E sono sempre emozionato, perché adesso ti dico una cosa, lascia perdere quello che mi ha fatto lo Sandy, non torno indietro, perché mi sono distrutto con le mie mani e continuerò a distruggermi. Se il caso lo vuole, non demordo, attacco, sempre, anche se sono diminuito 8 kg. Faccio peggio, perché allora non voglio dire perché rispetto, ma l'attualità, ho fatto il blitz alla in obediale giunto alla triennale con un coltello così che rivido con una tupon, però adesso e immagini sono a giro, ho detto sono comunista col cuore. Sono comunista col cuore senza il coltello, ma non sono comunista, ve la regalo questa nostra, è vostra, fatene quello che volete. E poi andate in giro in tutta Europa, avevo fatto tutto un buon lavoro, perché avevo guadagnato sui diritti del libro, perché l'inedito era un inutile, ho inserito dopo 40 anni. O giù di meno del primo libro della mamma, che si vende anche a battute d'asta da quello che so, e ho messo il veto, mi permetto di dirlo perché si chiama Luca, hanno cominciato a chiamarmi in tutto il mondo perché volevano una fotografia dandomi niente. Non esiste il diritto d'autore né in Italia, ma pagano all'estero, qui proprio manco, pubblicano e non mettono nome. Nel modo particolare a me, su Padolini, che lo sai, hai fatto una battaglia. Ma tu sei sponsor SIAE? Sì. Oggi vale qualche cosa la protezione SIAE per un fotografo? O bisogna sempre rivolgersi agli avvocati, ai giudici, ai tribunali? Ma è così, ma io mi ero tolto dalla SIAE, e lo sai, perché poi sono ritornato, io ho chiesto che volevo, perché morirò, e i Pasolini e io entro nel diritto d'autore e sono blindati, poi perché c'è Marrei, poi perché c'è Uoro. Ma in modo particolare che per 70 anni dalla mia morte non possono toccare le foto, perché lì ci dirà la DIA che gestisce bene le opere degli artisti quando sono morti. E non va bene questo. Oggi si sta riparlando di proteggere le immagini d'autore anche su internet. Ma certo, io internet mi incasserei moltissimo, tolto il sito che ho fatto con te, dove do una delibera. Perché non so fare niente, quello è un sito fermo, oggi lo rinnoviamo su questo, spero di poter fare tante cose, se riesco, perché la situazione è pazzesca, ma non voglio, viva l'arte, come dice un mio amico Luigi Antani, viva, viva, viva l'arte, però ho messo il veto e il regista Haber, dico questo, mi è arrivato dalla produzione Urania, mi sembra, italiana, 20 pagine dove dovevo fare la cessione totale di diritti a titolo gratuito. Il regista Haber ne diventa titolare a pieno diritto, può fare tutto quello che vuole e darlo a chi vuole. Questo. Poi non ci mettono il carico sopra, 20 pagine, ti sto dicendo la sintesi. Quasi della fine, per ricordarmelo, dicendo vita durante planetariamente e universalmente la cessione del diritto. Allora che ero in Spagna,
Ecco l'asiaio, ho chiamato l'asiaio, ho detto all'asiaio, se non fate immediatamente un blocco che non si possono toccare, io prendo un aereo e arrivo direttamente all'asiaio che è tutto un vetro. E dopo pochissime ore hanno partito, perché ho avuto paura del furto più grosso che avveniva, tanto me l'hanno rubate tutte. E ecco, questo è per questo film dove Abel sta facendo un film, dice il mio Pasolini, le ultime 24 ore di vita con un'icona che interpreta il ruolo di Pasolini. Ma Pasolini è un poeta, questo attore deve diventare poeta. Poeta è la persona, è il cuore, che è molto difficile interpretare un poeta. No, allora, magari, ma non so, la trama è un po' strana. Si è letta su un venerdì, mi fermo. Se posso aspettare questo evento nel 2095, ci doveva essere inaugurazione di al fatto dell'esposizione, che invece è stata ritardata di un mese e mezzo, e penso che sarà intorno al 15. Al 15 ci sono le mie foto, in quanto collezione John Levy, il libro mi sa, forse se ne trovi una copia, niente distribuzione. E ha fatto Barcellona, Parigi, Roma, Berlino nel 2005, come coinciderà anche con l'uscita. Credo che sta esplodendo Pasolini in un modo mondiale, però sono orgoglioso perché oggi, Luca, che tu hai fatto delle battaglie con me, è incredibile, Dino Pedriani si è censurato, ho messo il divieto, non si possono più. Qui l'ha voluto, è un discorso, mi parlano di prezzi, io non posso fare, dico che questa foto la vorrei vendere a 1500 euro in galleria, vuol dire la metà, lo guadagno io, la metà la guadagno al gallerista, giusto? Sì. Ma io non ti posso garantire, sono ormai planetarie queste foto, sono le foto più famose nel mondo, pubblicate, fatti falsi, come tu sai, oggi non ci vuole niente. Sono contento che si possano fare le cose, rifare anche da lì con lo scannerismo che si fa. Sono contento che in tutte le case del mondo, di chi ama la cultura, ci sia Pasolini e non di Romeliani. Io vivo per l'arte, ma l'arte deve vivere senza di me. Non so, vedi, invecchiando ho un tono verbale, arrabbiatura, ce l'ho. Poi, qui, siccome io avevo fatto una sala, la curatrice, Laura Curibini, mi sceglie una sola foto di soffio. E io, come facevo? E sul catalogo che adesso ti do, spero che ce l'hanno una copia, perché io non ne ho due. Le copie ce ho. Allora io ho fatto questo allestimento mettendo la barra a soffio, serie, da 1 a 5. Del 2004, vintage, non do i prezzi perché non li posso dare, devo parlare col gallerista, stampa in aria d'argento, si consegna la vita ad un pubblico adulto, entro io e sì. E qui entriamo nel soffio della vita, è un omaggio e il silenzio, è la cosa migliore. Museo sono stato di anatomia, Roma o Milano,
ci sono solo due posti, libera scelta, intanto se vado a Milano la stessa cosa di Roma, sono i bambini non nati, perché sono serviti a capire perché morivano dentro il grembo di mia madre. Tutti quanti trovano questa qua spaventosa. Invece, voglio fare il commento da critico, la cosa bella di questa, che adoro, questa è mia personale, questa è mia, è condizione mia questa, capito? E magari, lo vedi, sarò, se potrò riprendere la strada, il mio studio, dove mi concentro, qui provino, qua, ecco, la vedi, così la realizzo. Questo è un tavolo, un attimo lì. Questa è l'opera che penso e spero di continuare e scegliere le foto 2015, 2014, 2016, 2018. Poi non lo so il giorno che morirò, ma insomma mi avvicino, no? Sempre di più. Posso pure arrivare a 100 anni, se mi permettono di vivere. Se poi hanno stabilito che io sono un personaggio scomodo, rissoso, io sono una persona libera. Sono libero, libero. Ho scelto di fare l'artista perché viva la libertà. E ricominciamo a vivere. Sta morendo questo paese e c'è chi ha già detto che sta facendo tutto. Lo devo nominare e il cuore è là. E qui c'è un altro cuore. Qui ci sono i figli non nati. Ho un figlio non nato. Un omaggio alla Lorena Fondaci, o a Pasolini. Conosci la polemica di Lorena Fondaci. Ma questa è spettacolare perché vedi la vita, quattro gemelli, da lì tira lui. Guardalo che cos'è, guarda che maschera. È un capolavoro, non Pantaladino, della natura. Ma come si fa a dire che la gente scappa? Da che? Cosa c'è? È un basso rilievo. Perché uno scultore non lo rifà? Se lo rifà uguale è un cretino, ma se lo interpreta. Queste sono, guardate, questo è tutto, c'è tutto il liquido di conserva. Lo vedi il liquido? Lo vedi solo qua. E questo qua aveva le gambe, è attaccato, vedi questo? Quel dettaglio, capite, lì si capisce che c'era l'acqua. Finito. La mostra è finita, risaliamo, risaliamo e se ti va, e hai ancora, la mostra l'hai vista, se mi vuoi fare delle altre cose, andiamoci a prendere una cosa al bar, al Moro. Intanto, visto che stiamo davanti a un bambino mai nato, ci vuoi dire cosa successe tra Pasolini e la Fallaci, o lasciamo che i nostri lettori se lo vadano a trovare? Se lo vadano a trovare e leggono, ma sono diventati, hanno molto litigato, ma se lo vado. E perché Pasolini è sempre stato un uomo che si è messo in prima linea, anche con Calvino, e c'è scritto in Divina Mimesi, adesso mi posso sbagliare, io sono un artista, non sono uno scrittore, e tantomeno un intellettuale. Che essere intellettuali vuol dire essere corrotti, è già offensiva la parola intellettuale. Scrittore vuol dire, come diceva Dorini, io sono uno scrittore. La mostra è in questo senso è finita e l'abbiamo fatta, sono contento. E poi adesso andiamo dove ho i miei luoghi, dove ho gli amici, la gente vera. L'arte mi sta facendo molto male, sempre di più, sempre di più. Chissà se Pasolini vedesse oggi i tagli alla cultura. Ma Pasolini non lo può vedere, ma Pasolini l'ha detto. È un genocidio di massa. Hanno rovinato la paesaggistica, ma su. E questa è la grandezza di Pasolini, un poeta. Io mi auguro che gli arrivi all'orecchio quello che Dino Pedriani dice. Poi, chi ha veramente conosciuto Pasolini? Stanno morendo tutti. Una marea di gente che si è inventata tutto e non l'ha mai conosciuto e soprattutto mai letto.
diciamo.